Fine primo tempo, sì, certo, dove vado a cambiare? Inizia il secondo tempo, sempre 1-1 tra Liverpool e Benfica. Fiorentina. Benfica! Vediamo nella prima partita della giornata. 7-0-4, ha impattato 5-2 contro il PSG. Vedo che comunque la fogli 0 però. Stiamo giocando, è la cosa migliore. Sì, però non ti voglio tiri liberi. Non lo fa. No, ha toccato, non l'ho visto. Manu, i cognomi che hanno scritto dietro sono i loro, giusto? Sì, sì. Non è questo. Abbattete Canu. Messina è Messina. Oliveri nel vantaggio la Fiorentina 2-1. Bel gol. Pugliettino e no, io non conosco, ho chiesto perché Oliveri conosco il cognome, conosco. Ce ne danno 6.000 Oliveri a Palermo. Io conosco solamente quello di quella regione. Ma gli estini da noi li hanno, da Sport System l'hanno preso. Da Parigi. Da Parigi hanno. Sport System. Incredibile. Magari manco lo fanno. Ma io vorrei pure dare a prendere la magliettina, se, perché forse se decide, stiamo dicendo di farci sbagliare al Chelsea. In questi tipo vicino allo stadio con le magliettine, luce, 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 magliettine, luce, e contro un passo. A 10 euro te li passo. Sì, vabbè, perché il materiale è vero. No, è sempre, però è grazioso. Ma cosa? Magliettine del Chelsea. Dice, andiamo vicino allo stadio, 10 euro, ci vediamo qua, ben trovato. Un lavoro in segreteria a scuola. Ma c'è gioca Marco con te? Sandro, sarebbero 20. Andiamo a vedere Walking Dead, ragazzi. Stai iniziando Walking Dead? Ci posso credere. La prima stagione, togli il video. Vabbè, togliamo di lunedì la partita. Gioca Palace Center. Mi è piaciuto solo. Oh, Piero! Piero! Uno Fiorentina. Ho detto subito che questa era. L'ho guardato e stava fremendo per entrare, tipo si teneva dalla reccia. Però non è un'altra cosa lì a posto. Quello non ci deve arrivare là! Tira da là, ragazzi, si tira. Mi mancano i rossi. Un Camarino, ben fortunato. Camarino, ecco. E poi Marino, e Fabrizio.
Ma dalla prossima si portano uno scarso a Colosimo. Sì, ma l'aveva detto bene. No, non scrive fallo. No. Qua è difficile quando non può fallo grado. Intanto la pecca di sto campo col pallone è che il pallone è scivolato. Il portiere ha frenato, però non ci sta niente. Ah! Il camice sta facendo una differenza. Parte da 2 e 2, saltano l'uomo, ma sono sempre un giocatore di danno. Davide, time out. Niente, che dobbiamo fare? Dobbiamo passare un minuto, facciamo un'intervista a Chelsea. Intervista al capitano del Chelsea che vuole parlare di spalla, non si vuole fare con di Terry. Io non parlo italiano. In inglese l'intervista. Intervista con Calabria, come sta andando you questa? Speak English? Non speak come sta andando questa... questa prima giornata? Finora sta abbastanza corretta. Sì, corretta, nessun fallo. Almeno, I falli ci sono, è normale, però non abbiamo superato i 5 falli per ogni tempo per adesso. Siamo tre tempi passati, meno due tempi, 4 falli. Esatto. Due tempi, 4 falli. Abbiamo una buona media. Puntiamo a quello noi. Chelsea punta al primo fair play, lo diciamo subito. Punta al primo fair play e poi se visto il mio cugino io lo regalo. Anche se non lo vince. Qualcosa di più grosso di non è che sono tuo cugino, cretino, sennò poi nascono favoriti di Ischia. Mi danno. Mi danno a 0 punti. Dopo. Riprende dopo il time out chiamato dal Liverpool. È istintivo che abbia Futsal all'ormone per tutto questo tempo. Partelo Coco. Bravo Mario, bravo Peppe! Tira! Ardizzone ancora è già troppo, mi ha anticipato Di Caro. Oh, quando non ce la fate lo dica. Andiamo l'uomo! Io con tutto il cuore. Ci sono ingaggi di mercato, chiedi, al limite di compra. No, ci sono ingaggi di mercato, voglio che un premio giocano. Ingaggi di mercato. Ingaggi di mercato. A Natale. A Natale. Allora, a Natale di compra. Ok uomini! Non ci possiamo lamentare. Com'è voi che avete giocato contro la squadra di Landino? Partita equilibrata comunque. Non sono scarsi. Non c'è stato un equilibrio, non squilibrio, palese. Noi... Giusto. No, perché poi impazzisco. Che cosa working day? Sì, abbiamo guardato in fila. Abbraccio di Inter, da Rur. Vabbè, non Pancella vince tutto tipo come là, che era palesemente a favore. Cambia la musica. Diciamo. Se dobbiamo cambiare pallone. Sì, non mi sa, lo dobbiamo cambiare proprio. Per ammettere. Il problema è se lo trovo, sai dove lo posso andare a prendere, ma lì esso. Da Cammarata. Probabilmente domani sera non ci posso andare, anzi ricordami che ti devo lasciare questa per Barraco, perché se me la scordo domani non ne può fare nessuno. È per la memoria. La memoria si caricano tutti i mercoledì. Oppure vediamo se riesco a lasciarti almeno la prima partita a caricare qua stavano questi cari. Però se glielo dice a Nicolì che quello dice sicuro che il computer vanno più lenti, tu non dire niente a nessuno. E tieni la pagina aperta. Che
mentre io parlo del computer glielo devo raccontare. Io non glielo dico, perché se glielo dici, io una volta glielo ho detto, e allora dice che rallenta la linea. Cab. Ci stare. Ma ha messo la password non c'è computer questo. Perché? Non so, pure una volta ti voleva collegare pare lui. Ci vuole la password, manco lo sapeva. Finisci i fogli, no, non sono di loro. Davvero una squadra. Come nomi? Sì, no, come foglio film, non questa cosa, non ce l'ho. Ah. Scusa, ma passato. Sì. Però vabbè, una squadra non sempre. E quinto, decimo minuto. Quindi Liverpool ha buone chance. 3-1 stanno. Sì. 3-1. No, 3-3. No, tripletta di quello, Oliveira. Che campo è scivoloso. Minchia, non la prendi più. Anzi, mi aspettavo che ero in condizioni peggiori. Sono alla fine, sono impappinato tutto. Entra, salvo, 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 salvo. Io tre ne ho contato, vabbè ora glielo chiediamo. Ah. Fortunato. E dai io lì. Che su Federica. C'è ancora Giallo completo. Sì, tranquillissimo però. Con le mani! Due volte l'ho preso con le mani! Vai! Ecco, tu chiamami. Marco gli è venuto automatico a Marco di chiamare il fallo, va il piede in avanti. Anche se non è Fabrizio sta fremendo il giocatore. Minchia, un parlo di gennaio. Perché un mese di gesto. Potrebbero cambiare completamente come squadra nella fase di eliminazione. Ma diventano squadroni qualcosa. Vengono quei due. Fabrizio viene. Stavo giù. Vabbè, sono la segnata già a freddo. Perché? Ci credi. Ma era dove sta giù? Involontario. Ma vada a prendere poi con la mano. Quelli che ballano in cassa chi sono? Mario, già. Hanno pagato. Vai, vacci, vacci! Tutti tre andavano. Un quattro, giusto? Quattro gol. Se c'è euro. Ah. No, non è appunto l'andino. Vedi di caro. E adesso è 4-1. Mario! Francesco! Ha detto 4. Forse. 4-1. Il pollice l'aveva chiuso, non so. Ma invece domani c'è l'Inter alle 10, c'è il grande pubblico. Quindi a cosa non avendo 100 cristiani, un po' una raiti. Chelsea con chi gioca? Il Chelsea contro il City, non dovrebbe essere. Col Dortmund. Col Dortmund, dovrebbe essere. Almeno lui Duric, o tecnico io. Già rifissato. No, chi c'è lì? L'Inter gioca alle 10. Non giochi contro l'Inter tu. È nostra! Alla vista che è andata a guarda Francesco! Allora l'Inter gioca con Barrago. L'Inter con il Real Madrid. No, partita così. Inter Real Madrid al quadrifoglio. E c'è la Dinamo, ora c'è Inter Real Madrid. Con Oliveri.
E questo non si prende, non lo so. Puoi anche non guardarmi quando si... Si conoscono gente. Paunic trema, non trema. Però non pensa si chiude la frente, ma sta mucca tuttissimo. Ora! Ora! No, mica. Era fuori. No, dai, Massimo. Ah, minchia, lo sa, passiamo un attimo, però. No! Sono cose molto di più di quelle. E con la Dinamo in effetti. No, non penso che domani sia una partita del genere, quindi tranquillo. Poi esordito tu con la Dinamo perdendo con le officine terzo 51 mi pare. Parando il possibile. Parando che avete filmato. Grazie. Che fa? No, a parte quelli arrivavano a porta vuota da soli, 2 contro 0. In cotucce poi in qua. Ah, ma faccio tanto noi mai. Non è che un gol in più, un gol in meno. Questo essere un po' scherzo mamma mia un po'. Pensavo che c'è uno Sport System, non so se hai notato sotto il numero. Sì. Fiorentina. Ha scritto Sport System sotto tutti i nomi. Però Oliveri. Quindi hanno preso la maglia. Quindi le fa pure ufficiale. Hanno perso la testa. 6-1 6-1 quello non è che gioca pure senza mano. Sì, per me pure. Infatti sono loro che hanno quinto fallo. Chi? Hanno il quinto, appena subiscono un fallo e tiro libero. Questo qua, il Liverpool. Squidare. Messina. L'arbitro devi conservare, tu gli dai alla fine. E quello lo paghi tu? Ah, quello paga, volevo dire. Chi? Come si chiama? Fabio. Chi è stato Paolo? Mica se gli dopo di partita e fa la tua campo 50 come a tutti. Quando volete un cambio!
fa il suo portiere? No, sei bravo. Mi sembra tecnicamente un fenomeno. No, comunque i fighe palle. Scarso no, però dico tecnicamente non mi sembra. Ma che se parliamo di gioco male? Perché all'inizio è preso quel gol a minchia, ha detto perfetto, ogni tiro è gol. Minchia, poi c'ha Rani Sifuna, questo pallone leggerissimo. Sifuna! Sì, è il linguaggio tecnico, non capisco. Quello che ha gettato tutte le volte la sfera. Giungeli! Se non esci non posso entrare. Cos'è questo rumore? Oh! Caruso di questa squadra di Catania. No, penso proprio. Caruso è di facciata. Non punta niente. Sono uscito. Vabbè, prendi confidenza pure con loro. Caruso puoi prendere. Quindi squidà a fece fotografia allora all'inizio. Non fa, non fa. Oh, ora va. C'è il vantaggio. C'è il vantaggio. Tiro libero, ehi. Lo rifaccio al campo, al solito. Chi se ne fa? Non so, esco, non ti preoccupare che esco. Paracio devi tirare dentro 4 secondi. Basta Luca. No. Aspetta, aspetta, dal mio fischio. Basta Luca. Calma, calma. Del Liverpool, Luca Sparacio. 6-2. Come avete visto era la seconda telecamera Sky. Seconda telecamera Sky. Posta sulla linea centrale che intreccia tutte le reti di Palermo. Il Brunetto è partito. Ricordiamo a tutti i partecipanti che abbatteremo quei muri, allargheremo il campo di 10 metri, torneo in corso durante la pausa natalizia. Rimuoveremo il dormitorio. Sì, il campo a faccia in via del Strasburgo. Ci faranno le tribune pure. Ora tiro libero. Oh, ci facciamo rimontare così però. Non sbagliare perché mi fa così. Ancora gol di Sparacio. Del 6-3. 6-3. Giocato al campo nuovo King questo qua. Cioè tu vai a giocare in altri campi, non mi parlare più. Campa 7, tu c'hai il campo 7. Sì. Abbattiamo la rete, facciamo. Mario. Giocate, vi mettete. Un'altra porta, incredibile. Fate un 4 contro 4 qua, un 3 contro 3 là ed è campo a 6. Esatto. Allora, ascolti un minuto. Hanno una telecamera quella circolare messa qua, tipo. Vabbè, sembra di non. Vabbè, fa ridere sta videocamera perché ho visto i tornei che ha fatto vedere Toni Ola Torre. Fa cagare. Ma comunque come te non è male una telecamera fissa. Gol di Caruso. Ma Mario. La Fiorentina chiude la partita con questo gol 7-3. Contro? Cosa puoi dire? Manca un minuto circa alla fine. Occhio. Sembra sempre. Ma perché è un ultimo? Perché non ti pigliava in pieno?
la rosa ha fatto tipo smackdown quando rimbalzava. In mezzo, subito, adesso! In mezzo! Aio! Cos'è? Rigore, calcio di rigore, mi devo rimettere lì, attenzione. Dai, giochiamo. Ma ci va Caruso là? Si oppone il portiere. L'ultimo giro di orologio. Ma il portiere non gli concede quest'ultimo gol. Oliveri sbaglia il gol più semplice e si possa proporre un attaccante, incredibile. Può capitare negli ultimi minuti. Finisce qui vittoria fiorentina 7-3.